Incidente mortale oggi, giovedì 6 settembre, poco prima di mezzogiorno, sulla statale 26 in frazione Carolina di Caluso. A scontrarsi una Fiat Punto con a bordo due uomini di 54 e 50 anni e uno scooter Aprilia Atlantic condotto da un uomo di 53 anni di Rodallo. Sul posto sono intervenuti il soccorso avanzato di Caluso, la Croce Rossa di Lauriano, negli soccorsi del 118, i vigili del fuoco di Ivrea, la polizia locale e i carabinieri della radiomobile di Chivasso. Inutili purtroppo i tentativi di rianimare il 53enne, che nell'urto è stato sbalzato dalla sella ed è finito nel fosso che costeggia la carreggiata. A prestare i primi soccorsi, il titolare della ditta vicina, che hanno spento il principio di incendio dei mezzi con l'estintore. Gli occupanti della vettura, lievemente contusi, in stato di shock, sono stati trasportati all'ospedale di Chivasso, accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente.